Radio Radicale con l'onorevole Foti di Fratelli d'Italia al termine della Capigruppo che si è tenuta sul decreto rilancio. Allora, mi sembra che andrete il prossimo fine settimana per l'aula, vero? Non c'è stato accordo, anche perché per il momento la Commissione bilancio è in alto mare. Si è detto che conclude i lavori mercoledì, ma non è detto che li concluda mercoledì, quindi teoricamente è stato calendarizzato per venerdì l'esame in aula con la discussione generale, poi a seguire. Sabato noi abbiamo la manifestazione, quindi abbiamo evidenziato che sabato rimane un giorno per noi non praticabile. Quindi praticamente ancora tutto in forza per quanto riguarda il decreto rilancio che scade, credo, il 18 luglio, se non sbaglio. Sì, scade il 18 luglio, però penso che molto dipenda appunto dai lavori della Commissione bilancio, perché se la stessa concluderà i lavori entro mercoledì, c'è un'ipotesi di calendario che comunque il Presidente ha fatto. Se andrà più avanti, evidentemente bisogna rivedere lo schema. Problemi ci sono? Beh, che per il momento non è stato approvato neanche un emendamento dell'opposizione e che per il momento si sono soltanto accantonati emendamenti, ma prima o poi bisogna anche discuterli, perché non è accantonando gli emendamenti che si risolvono i problemi, ma si accantonano i problemi. Certo, senta, la prossima settimana ci sarà anche il Premier Time. Ci sarà il Premier Time, certo, è previsto. Ci sono altri provvedimenti che arriveranno in aula, come per esempio, non so, quello Decreto sull'assegno unico, il decreto Covid? Covid sicuramente sì, l'assegno unico per il momento è prevista solo la discussione, perché bisogna vedere se poi la Commissione Bilancio esprime parere favorevole alle norme. Quindi non c'è un buon clima né c'è un'apertura di dialogo. Noi abbiamo chiesto comunque che almeno il governo tenga fede alla proposta che ha fatto il Presidente Conte di incontrare i rappresentanti dell'opposizione. Almeno quello ci sembra un atto dovuto, visto che l'ha proposto. Bene, grazie, ringrazio l'onorevole Foti di Fratelli d'Italia. Grazie a voi. Grazie.